veramente lo posso dire, posso confermare tutta questa così voglia di ospitarci, no? Questo onore di ospitarci, perché ho sentito fin dal primo giorno un certo calore di accoglienza, di inclusione e di affetto in tutto. Così Claudia Gerini, da alcune settimane impegnata a Castiglion Fiorentino per le riprese di Anna Rosenberg durante la cerimonia in suo onore in municipio. Il film, scritto dall'autore bestseller André Delors e diretto da Michele Moscatelli, è un thriller psicologico ispirato ad una storia vera che racconta la violenza psicologica e fisica che ha portato Anna alla morte. Non è facile fare film di denuncia sociale, specialmente quando questi film sono duri e quindi vogliono lanciare un messaggio forte. E con grande cuore e con grande forza e incoraggiandoci reciprocamente che io e Michele Moscatelli, regista e coproduttore di questo film, abbiamo deciso di portare avanti questa lotta. Protagonista della pellicola, Claudia Gerini, che rappresenta in carne ed ossa la metafora di tutte le vittime di femminicidio. Credo in valori di giustizia, di libertà, di uguaglianza, e quindi probabilmente questo ruolo di Anna Rosenberg mi dà la possibilità ancora di più di affermarlo, questo impegno, no? Perché il cinema possa essere anche divulgazione, possa essere formazione e possa essere di per illuminare qualche mente. Il film, girato a Castiglion Fiorentino, sarà presentato a Cannes alla fine del mese di maggio, poi sono previste le uscite nelle sale francesi e italiane e successivamente nelle reti televisive. E anche questo significa promuovere il territorio, non necessariamente attraverso risorse economiche, quindi su questo credo che non solo il sindaco, la mia squadra si è mossa nella direzione giusta e che adesso sta producendo i suoi frutti, quelli sperati.